Oggi salutiamo Citerna con questo panorama. Direzione Città di Castello. Lì di fronte il paese di Monterchi. Siamo in località Le Burnie. Questo qua è un alloggio pellegrino. C'è anche una piscina. Ci salterei dentro al volo. Vabbè, è quasi ora di ripartire per la prossima collina. Paesaggio umbro. Questa è la fattoria Montelupo. Qui fanno le mozzarelle di bufala. E questo qua è il panorama che si vede sulla vallata. Guardate che spettacolo. Ecco il panorama sulla Val Tiberina. Sono a Lerchi. È un paesino vicino a Città di Castello. Adesso riparto per la terza salita, l'ultima della giornata, fino all'Eremo del Buon Riposo. Questa è la parte conclusiva della salita all'Eremo del Buon Riposo. Appena arrivato però mi svaccherò un po' e riposerò anch'io, poi farò qualche ripresa, qualche foto, ma prima c'ho assolutamente bisogno di riposare. Comunque il posto è bellissimo, in mezzo agli alberi, adesso un po' di sollievo con l'ombra. Finalmente siamo arrivati all'Eremo del Buon Riposo. Questo è l'eremo, ma francamente non so se è visitabile. Qua ci sono anche delle oche. Non mi ispirano molta fiducia. Niente, purtroppo a causa Covid l'eremo non è visitabile, quindi dopo se ci è riposati un pochetto si riparte. Ora è tutta discesa fino a Città di Castello. Panorama su Città di Castello. Bueno, hasta el 30 de junio. Si attraversa il Tevere per entrare in Città di Castello. Breve giro prima di cena a Città di Castello. Questa qua è la Torre Rotonda. Una torre! E il retro del Duomo. Bella alta però.
Questo qua è l'ingresso del municipio. Spettacolare. Questa è la facciata della cattedrale. Qua siamo all'interno della cattedrale. Questa è la cripta del XV secolo. Veramente molto bella la cattedrale di Città di Castello. Peccato che l'altare sia chiuso per lavori, come potete vedere. Due agriturismi, agriturismo al furno e pensate un po' di chiuso. Questo è il posto dove sono a dormire questa notte, l'antica canonica di Città di Castello. Questo è il corridoio dove ci sono tutte le stanze. Come vedete, si chiama antica canonica perché è proprio a fianco alla cattedrale. E questa è la camera dove dormirò questa notte. Ci vediamo domani sulla tappa da Città di Castello a Pietralunga.